Senta, ma c'è un piacere a ricercare grandi barche di grandi marchi e poi rimetterle in mare? Sì, c'è un grande piacere, veramente un grande piacere, perché noi principalmente lavoriamo con brand italiani, amiamo il Made in Italy. La cura della ricerca del prodotto è qualcosa che ci dà veramente una carica importante, soprattutto quando si parla di eccellenza, di brand e anche di modelli. Quali sono i passaggi principali del vostro lavoro? I passaggi principali sono la ricerca dell'imbarcazione. Cerchiamo l'eccellenza dei brand e l'eccellenza anche dei modelli. Abbiamo un ufficio comunicazione interno che si occupa di tenere costantemente monitorato l'usato, che è presente insomma in tutto il mondo alla fine. E poi chiaramente gli step successivi sono quelli valutativi, delle ispezioni tecniche e della valutazione delle lavorazioni che poi vengono analizzate in cantiere, per poi insomma l'imbarcazione, una volta che giunge presso la nostra struttura, viene completamente smontata, analizzata e chiaramente preparata poi per avere il nuovo look. C'è una barca a cui siete particolarmente legati che vi è riuscita molto bene? Assolutamente sì, è stato un progetto importante, è un Riva 68 Ego che ha avuto un refitting importantissimo, dove abbiamo praticamente rimodernato tutta la barca, dall'impiantistica di bordo all'estetica relativa alla colorazione, relativa alla scelta delle cuscinerie esterne, piuttosto che delle modifiche importanti a livello interno, relative alla creazione di uno spazio interno, alla creazione di una cabina armatore a centro barca, che non esisteva precedentemente, con conseguente allestimento relativo a tutta l'essenza delle colorazioni di bordo. Senta, ha detto Riva, come vi approcciate, che sensazione avete quando mettete in mano alle barche di questi grandi marchi che hanno anche una loro leggenda da rispettare? È una grande soddisfazione per noi, perché come dice lei parliamo di un brand storico che ci dà una carica importante anche in quello che sono gli step del refitting in cantiere. Affrontiamo sicuramente con una marcia in più quando mettiamo mano a una barca di questo genere qua. Siamo sempre molto entusiasti di analizzare brand di questo tipo. Senta, voi acquistate le barche, ma a un certo punto interviene l'armatore. Quando arriva il nuovo armatore, cosa succede? Quando arriva il nuovo armatore, generalmente con la propria signora si decide il cambio delle cuscinerie, il cambio delle colorazioni, l'allestimento interno relativo alla creazione di tutta la parte relativa ai divani interni dell'imbarcazione, piuttosto che ai corridi di bordo. La signora generalmente è quella che poi sceglie sempre le essenze, sceglie i materiali per la quale vuole l'imbarcazione praticamente fatta a sua misura. Ma se un armatore vuole arrivare con la sua barca e chiedere il refit, lo può fare? Certo, assolutamente. Noi abbiamo un ufficio tecnico interno che è sempre pronto ad accogliere nuove richieste e nuove personalizzazioni. E poi solitamente siamo noi che consigliamo anche al nuovo armatore la tipologia del refit in base a quello che sono le sue idee. Sicuramente quando un'imbarcazione ha degli anni è importante intervenire sia sulla parte dell'impiantistica di bordo, sia sulla parte esterior della barca relativa alle cuscinerie, e chiaramente la nostra azienda è assolutamente a disposizione di un nuovo armatore che vuole dare nuovo look alla sua imbarcazione. Senta, il mondo dell'edilizia si muove verso il riuso perché è un'operazione sostenibile. Quello della nautica l'ha sempre fatto un po' meno, però mi pare che
nel canale della sostenibilità scoprire, riscoprire vecchie barche sia un'operazione positiva. Certo, è assolutamente positiva perché riscoprire comunque sia vecchi brand, linee che comunque non sono tramontate, è sempre una cosa molto bella. Soprattutto perché poi un armatore ha un'imbarcazione come può essere, come è uno status symbol. Quindi chiaramente è una cosa che è importante anche per lui. La vetroresina viene considerata un po' eterna, ma è davvero così? Sì, assolutamente così. Diciamo che la maggior parte dei cantieri ancora oggi costruisce in vetroresina. Anche perché poi si hanno sicuramente delle performance migliori anche a livello costruttivo, anche a livello di carena dell'imbarcazione. Insomma, carene e interni spesso durano, le parti invece che si consumano di più nel tempo sono motori e poi c'è tutto un aggiornamento dell'elettronica e dei sistemi di bordo, mi pare. Sì, è proprio così. Noi infatti siamo soliti consigliare generalmente la sostituzione di tutta l'elettronica di bordo, quindi tutti gli impianti GPS, che chiaramente con l'avvento delle nuove tecnologie ormai abbiamo tutti dei sistemi touchscreen di ultima generazione. Sono tanti gli armatori che prediligono i tipi di strumentazione chiaramente dei brand più blasonati di nuovo tipo, anche per una questione di utilizzo molto, molto più semplificata. E poi chiaramente è importante quando l'imbarcazione ha i suoi anni agire anche nel refit dalla sala macchine, quindi nell'impiantizzazione relativa ai motori. È capitato, come nel caso di questa imbarcazione che è stata rifittata, del Riva Sant'Otto Ego, che è stato proprio l'armatore a richiedere l'installazione di una motorizzazione nuova, che è sicuramente in linea anche con le nuove norme dell'inquinamento. Senta, ma parliamo un po' di soldi. C'è una convenienza per gli armatori a rivolgersi al refit? Sì, soprattutto in questi ultimi anni, perché un'imbarcazione refittata sicuramente ha un'altra collocazione sul mercato, ha un valore molto più alto e diventa un investimento, perché un'operazione, uno compra una barca con un refit già dalla nostra azienda, piuttosto che lui magari aggiunge delle piccole personalizzazioni, e comunque ha un valore nel tempo, ritira qualcosa di molto bello che sicuramente un domani che andrà a rivenderlo avrà sicuramente una collocazione sul mercato importante, non perde i soldi, probabilmente li guadagna. Ma lei ha una sua barca rifittata? Sì, ho un'imbarcazione rifittata e ho un Sarnico Spider, che è una barca di un cantiere italiano, qualità eccelsa. È un'imbarcazione della quale sono veramente, veramente innamorato. È un'imbarcazione di 43 piedi per breve uscite giornaliere.